Ed eccoci qui anche oggi in questo video per parlare di Crotone, perché c'è da annunciare ancora tanto e altre quattro operazioni, di cui due, anzi ben tre, in uscita e una in entrata. Quindi io andrei subito, bello spedito, dalla prima notizia, una rescissione contrattuale, quella del buon Crespi. Mi dispiace molto in realtà, perché Crespi ha esordito con il Crotone anche in Serie A, nelle ultime battute del Crotone, quando ancora eravamo in Serie A, portiere che l'anno scorso ha fatto discretamente bene alla Juve Next Gen, classe 2001, che arriva a rescindere il contratto. Dispiace perché è un buon portiere, a me è sempre piaciuto Crespi, per la dimensione della Serie C per me ci può stare. Come alternativa io l'avrei tenuto, però evidentemente lui ha manifestato la volontà di giocare con più continuità. D'Alterio gli veniva preferito, evidentemente. Dini ovviamente non si tocca, Branduani è fuori rosa e anche la sua situazione è un po', diciamo, un dispiacere, un punto negativo di questa sessione di calciomercato estiva. Per il resto, ecco, secondo me non si è gestito bene. Il discorso Crespi non si è gestito bene, anche perché l'abbiamo pagato 600.000 euro e alla fine abbiamo ricavato una rescissione contrattuale che abbiamo dovuto, per farlo ovviamente, abbiamo dovuto pagare ancora di più. Quindi, ecco, un po' come Crociata, altro rammarico, perché anche Crociata secondo me l'abbiamo gestito malissimo come operazione. Ancora mi resta qui la cessione di Crociata così facilmente, se non sbaglio, all'Empoli. Crespi spero che non ci faccia rimpiangere perché, ripeto, è un buon portiere, però non si è gestito assolutamente bene in questi anni. Awa lascia ufficialmente il Crotone, centrocampista classe 98 che abbraccia il progetto di mister Modesto all'Atalanta Under 23, calciatore che dopo essere arrivato a titolo definitivo, poiché l'abbiamo riscattato qualche settimana fa dalla Pro Vercelli, va a fare quest'anno in prestito secco all'Atalanta Under 23, un buon centrocampista che a Modesto piace tanto perché fa un ottimo lavoro sporco nel recuperare palloni, nel fare da legna ed è un giocatore comunque importante. Lascia Crotone, ci può stare, alla fine da noi avrebbe trovato poco spazio, quindi è anche una scelta giusta, anche perché poi Zauli ha fatto ben intendere che lui cerca nel centrocampo 2 punta spesso sul doppio regista, invece che su uno che abbia più qualità tecniche e un altro che diciamo faccia più legna. Lui punta spesso più sul doppio regista e lo ha dimostrato l'anno scorso e anche quest'anno, dove comunque con Vitale e Felipe abbiamo due registi, con Petriccione che è rimasto, con l'arrivo anche di Del Rico di cui parleremo, quindi questo è. Mondonico viene ceduto anche lui, altra operazione in uscita, si trasferisce al Renate, all'ambizioso Renate, realtà in cui penso possa trovarsi molto bene, difensore classe 97, un buon centrale che l'anno scorso ha militato all'Ancona, dove però non ha diciamo entusiasmato, e lascia Crotone a titolo definitivo perché firma un biennale con il club lombardo. Potrà, diciamo, tornare dove è esploso, ovvero nel girone A. Vi ricordo lui è esploso nell'Albino Leffe. Adesso va a Renate. Spero che lui possa far bene perché comunque a me non è mai dispiaciuto, però capisco come non potesse fare più di così. A Crotone più di così non poteva fare. E nel reparto arretrato dalla Regina, o meglio, dagli svincolati, poiché tutti i giocatori della Regina si sono svincolati, come ben sappiamo. Arriva il buon Iacono, il difensore di esperienza che serviva per, diciamo, dare manforte al reparto, è arrivato. Farà coppia con Gigliotti o comunque si alternerà con Papetti perché Gigliotti è il capitano e sarà il titolare sicuramente. Devo dire un buon rinforzo perché lo Iacono ha esperienza, soprattutto in Serie B, ha grande carisma, grande personalità, in C ci può stare molto bene, è un buon difensore. E credo si possa integrare benissimo con il Crotone di Mister Zauli. Ovviamente serve tempo perché la preparazione non l'ha fatta e soprattutto per un giocatore della sua età potrebbe sentirsi, ecco, la mancanza di preparazione atletica adeguata, però credo che non avrà
quantomeno problemi ad integrarsi. Resta quindi in Calabria, va a Crotone, speriamo che ecco il fatto che comunque lui abbia vinto diverse volte il campionato di Serie C ci possa essere di aiuto per poter, diciamo, darci una mano, ecco, per vincere anche noi il campionato quest'anno. Ricordo classe 91 e approda così in quel di Crotone. A questo punto mi fermo, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao Trilani.